Eccoci qua con un nuovo appuntamento per Yokai Watch 2 Randomizer. Siamo in centro e cosa potrà mai accadere al quartier commerciale? Beh, nel mondo di Yokai Watch tutto quanto è strano. Ci sono verdure che diventano giganti. Oddio, chi è? Bambina. Ma è una donna quella, quale bambina? E guarda un po'. Cavolo, però sarebbe davvero un potere straordinario quello di far diventare giganti le cose. Non risolverebbe la fame nel mondo perché sarebbe tutto un altro problema quello di dar da mangiare alle persone. Ma comunque... Ma come, non lo vedi? Vabbè, forse... Non lo vedo, qua strano comunque. Sembra ora... Sapete cosa sembra? Un personaggio di FIFA per Nintendo Wii. Potevi mettere la testa gigante ai giocatori, era bruttissimo. Whisper, credi che sia opera di uno yokai? Ma non l'hai visto, sta lì, lo stai guardando! Ecco, allora anche lui ti guarda. Oh, cosa miavolo? Siete come due gocce d'acqua. Stai parlando con me? Questo yokai è enorme. Già. Allora tu sei... Manganello. That's pretty good. Un mio amico ha bisogno del tuo aiuto. Un tuo amico, sei sicuro? Non sa che non frequentiamo lo stesso giro di amici. No, infatti. Ci incanta costringendoci ad andare da Rilandia. Che strano, eh? Andiamo a Rilandia. Ebbè, mi pare giusto. In fondo andrai ad incontrare la nonna, d'estate che fai? Vai a incontrare la nonna, non ci vai d'inverno, ci vai d'estate, no? Dai! Andiamo da Rilandia, quindi. Da Rilandia magari non ci sarà il lago, ma ci sarà un fiume. Il fiume Ciattolo. Questa piccola manovra ci costerà 51 anni! Oh, però attenzione, incontriamo Kamasan davanti all'uovo d'oro! Eccolo! Unisciti, grazie. Oh, possiamo prendere il treno, quindi. Andiamo da soli, siamo dei bambini grandi ormai. Salve. Ma questa già è sbloccata come missione? Ah. Beh, non è che mi interessi molto, però vado, eh. Salve. Questi fanno i timbri? Caccia al timbro, niente ancora? A volte può capitare che ci siano delle scene in treno. Non in questo caso, perché siamo molto fortunati. Largo Fortuna ovviamente è il capolinea. Dobbiamo prendere il treno che va a Verdi Prati e poi ad Arilandia. Eccolo qua! Chi è un nemico? Vuxillo. No. Porca miseria! Ah, meno male, è andata bene. Figuriamoci. Le mie vecchie ossa, cosa che sei la melma sei. Eccoci qua, finalmente a Arilandia. Ah. Ah, la cara vecchia Arilandia. Dove delle giovani vite si formano per poi andare a studiare a Tokyo. Ecco nostra nonna! Nonna, sono arrivato! Ciao, Lonk! Bene, ora dobbiamo seguire nostra nonna. Camminiamo fianco a fianco con lei. Ah, ma è più veloce nostra nonna. Vabbè, però se io metto a correre così, no, però. Chissà quanto paga d'affitto in campagna la nonna. Ma magari il nonno avrà comprato il terreno, quindi non ci paga lì. Oh, siamo arrivati? Oh, grazie. Prima di tutto però dobbiamo rendere i nostri omaggi al nonno. Quindi entriamo in casa, andiamo davanti alla sua foto e preghiamo. Dov'è? Quanto è grossa sta casa? Eccolo qua. Nathaniel, ti farà piacere sentire che Lonk rispetta la tradizione? Sì. E cosa c'è da fare da Rilandia alle missioni chiave? Oh cielo. E mentre nonna prepara la cena, noi che facciamo? Andiamo a fare le missioni chiave, ovvio. Anche da Rilandia alle missioni chiave non si sfugge. Dobbiamo giocare a vero nascondino per forza, a quanto pare. Dobbiamo catturare 6 bambini in 2 minuti. E allora facciamolo. Oh cavolo, ti ho preso. Aha. Preso. Guarda quello lì, quello non te l'aspetta. Preso. Aspetta, aspetta, aspetta. Da, frega. Fregato. Dai, preso. Oh, no, sono 7 in realtà. C'era un altro lì. Oh, signorina. Oh, e che fai? Oh, e te fermi. Presi 6 bambini, possiamo continuare con le missioni chiave. Un'altra missione chiave ci chiede di imparare la gem magia. Lui deve essere un amico di fratello Zen. Eccolo, è proprio lui. Io parlo di gem magia, però. Si chiama gem magia. Cristallizzare le yokai per farle diventare gemme da usare. Le gemme dell'essenza. Io devo farne per forza una, no. A quanto pare no. Quindi un'altra missione è completata. Ora manca solo la terza, che è di pescare. Già, a quanto pare bisogna pescare per una missione chiave. Kamikappa è arrivato fino a qui. Vuole pescare, ma non può pescare perché c'è Incontifante. E quindi non può mettersi a pescare se... Beh, c'è Incontifante in giro che gli dà fastidio. Dove sei, Incontifante? Ti troverò. Ah, sei qui, eh. Ti vedo. Però se non compare nessuno yokai,
po' complicato. Chi è che trova il bug se non Andre Link? Ovvio, non compare in conti fante, figuriamoci. Non ci sono più bug! Va bene. Sapete perché non compare in conti fante? Perché è di rango più alto, probabilmente. Con la modifica, probabilmente, anche se è di rango C, non compare. Quindi è andata così. Ah, tra l'altro lo yokai che mi segue non c'è più, che palline. Pescare su yokai watch dei muratori è un'esperienza terribile. Comunque abbiamo finito anche questa missione chiave. E possiamo andare avanti. Sapete qual è la cosa più bella di aver dovuto togliere la mod per poi rimetterla? Guardate la squadra. È dura, amico mio. Ho detto tutto, Già mi sta venendo a noia. Se facciamo così non va affatto bene. Ah, però qua troviamo Traspec, vabbè. Era anche ora. Scala il monte mediano. Ah, già adesso devo farlo? Oh, che seccatura. E vabbè, vediamo fin dove possiamo arrivare. Non mi ricordavo che fosse così presto. Però va bene. Non è che abbia altro da fare, C'è sangue, forte. Anche se gli altri yokai mi sembrano sempre gli stessi. Oddio, forse no, Forse non del tutto uguali. Allora, sono pur sempre dei Nian e sono deboli, quindi. Però non sarebbe male magari averli in squadra. What? Eccola là, ti pareva che faceva danno quello. Vabbè, allora. Tutti? Non lo so. Dai! Tu, no, devi stare buono tu. Dai, ce la posso fare con Traspec, ce la faccio. Non credo. Traspec, devi attaccare. E buonanotte, Traspec, è andata. Aspetta, questo è uno yokriminale. Forse puoi diventare nostro amico lui. Un altro jetman, no, non lo voglio, jetman. Subito, attaccatelo, subito. Vabbè, però, allora, i miti K. Niente da fare. Beh, siamo arrivati in cima ora. Buttiamoci di sotto, così finisce sta serie, dai. Attenzione, sta piovendo, ma questa zona no. Questa zona è asciutta, chissà com'è possibile. Sarà opera di un ombrello fantasma. Di uno yokai. Eccolo là, l'ombrellino rosso. Questo è quello che si mette in mezzo ai cocktail. È Parsolino! Però niente, si è fatto tardi e non possiamo giocare, Parsolino. Giocheremo un'altra volta. Bene, nonna, sono a casa, è pronta la cena? Ok, è pronta. Oddio no. Vi prego, basta. Io ora sono molto deluso. Sono amareggiato, deluso, sconfortato. E anche un poco incazzato. E qualche altro termine che ora non mi viene in mente. Oh no, devo correre in bagno. Nonna, che ci hai messo il lassativo dentro quel cibo? Povera nonna, lei usa il lassativo, ma per me non serve il lassativo. Sono ancora giovane. Il mio movimento intestinale è perfetto. Ah, è per G-Banyan? Ah, ok. Ah, che sonno. Vabbè, però ti aspettiamo. Sbrigati però per fare quello che devi fare. Che qualcuno mi aiuti! Oh mio Dio, chi era? Andiamo a controllare. State importunando questa signora? Signora, insomma, quello che è. È lì snobbetta, che sta facendo? Vuole obbligare Curaling a non farla invecchiare, ma non è possibile. Ah, quindi è Curaling che stava urlando, non Elis snobbetta. Vuole una cura per la vecchiaia. Ma signora, lei è morta, non so se si rende conto. Aspetti un attimo, signora. Chi di grazia? Quanto è posata? Sono un impetuoso valletto. Il mio padrone le insegnerà le buone maniere. Va bene. Vediamo chi diventano sti quattro barbongelli qua. Porca miseria, ma perché non mi sto zitto? Il karma è una puttana. Che gli diamo lui? Tob, ma no, non posso usarlo sul nemico. Che seccatura! E dai, costa 999, dai! Oh, devi stare buono, computer maledetto! E quello sopra mi fa 999 18 volte di fila, e questo qua un'altra. Oh! E che so? E se ne vanno, bravi, andatevene. Scassabiglie. Un po' manco andare in bagno di notte uno a farsi gli affari suoi. Questo andiamo anche alla tribù, andiamo alla grande. Sta randomizer mi sta piacendo sempre di più. Ah, mi torno a dormire, va che è meglio. Oh no, che succede alla nonna? Ha urlato, il passo giornaliero è scaduto, grazie. È giornaliero. Oddio, che è successo? Qualcuno si è mangiato le brioche? No, l'ha fatta diventare gigante.
Ecco, stanno diventando giganti. Chi sarà mai? Questa è opera dello yokai che abbiamo visto a inizio della nostra avventura. Sì, di oggi, certo. Verso il capanno degli attrezzi? Ah, oddio, è una specie di dependance più che un capanno degli attrezzi. Non è un capanno. Vabbè, sì, dai, diciamo che è un capanno. È un capanno degli attrezzi a due piani. Si potrebbe fare una stanza per gli ospiti, sì. Vi stavo aspettando, è la voce di prima. Ho atteso per 60 anni il momento in cui sarebbe arrivato il possessore dello Yokai Watch. Non andiamo troppo avanti con i tempi, dai. No, Jibanyan si lancia sempre di testa nelle lotte, però perde sempre. Com'è possibile? Una pippa. Dai, vediamo un po' chi è che sta creando eccola, l'allero. E che cos'è? Cos'è? Un ammasso in forma di carne. Oh, che bellino. E quello cos'è? È una cosa davvero enorme. È uno yokai incastrato nel capanno. Per la maggior parte, no, per tutta la parte, guardalo. Male che va ti gonfio di più, così esplodi. Oh mamma, ma gli yokai sono così elastici? Ovviamente prende la forma del recipiente che lo contiene, come l'acqua. Meganian! Oh, grazie per avermi salvato. Serve solo un momento. Ok, abbiamo molte cose da discutere, ma prima devo testare la tua forza. Quindi ora ci sfideremo in una battaglia. Fa da boss lui già qui. Oh. Non è Meganian. Una cutezza perspicaciosa! E vabbè, facciamo una cosa veloce allora. Ok, non sarà molto veloce perché il livello sembra essere alto. Porco... Tu devi scoppiare male. Ok? Non ho fame, fagli male. Dai, sì, ma se riesco a beccare qualche pallina qui. Oh, e su! Vai. Che poi anche non le becchi si carica. Molto lentamente, ma si carica. Oh, vedi? Ci voleva una scuolacciata di nonno fame. 24 punti esperienza. Bravi, bravi tutti. Allora, Meganian. Ma è un palloncino. Io sta cosa non l'ho mai capita veramente. Perché lui in realtà mangia per 60 anni, quindi diventa gigante. Ma poi in realtà è solo aria. È solo gas, quindi insomma fa un mega peto. Io sono Overnian. Tu sei Overnian, sicuro? Ti chiamavi Meganian fino a un attimo fa. Sì, le circostanze nella quale ci siamo incontrati è piuttosto bizzarra. Overnian, come suggerisce il nome, può svolazzare, ma non volare. Lui ci ha aspettato per 60 anni, ha assorbito troppa energia ed è diventato Meganian. Non arrivavi alla valvola di sfogo, probabilmente. Beh, i gatti hanno le braccia corte e zampe corte. Sì. Non le braccia, le zampe. Anche se uno yokai è antropomorfo, non so come descriverlo alla fine. E quindi mangia è diventato sempre più grande. E quindi non è solo energia, è anche cibo. Eh già. Continua. Sì. Sì. Io dico solo che sono molto deluso. Non mi aspettavo di perdere lo yo criminale, a dire il vero. Però è andata così. Io direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao. Che delusione.